Presidente, oggi si celebrano i 40 anni di questa regione, ma l'Abruzzo comunque si trova in una situazione molto delicata, in un momento particolare della sua storia. Sì, il paese si trova in un momento delicato della sua storia, e cambiato tutto, è cambiato dal sistema, diciamo, della finanza, dell'economia, della finanza derivata, ma si trova anche in un momento che è un grande bivio, una grande opportunità, il fatto del federalismo. Per noi il federalismo è una cosa fondamentale, riteniamo di voler metterci alla prova come classi dirigenti, riteniamo che solo in questa maniera si possa portare avanti un percorso virtuoso che non scarichi sulle generazioni future quelle che sono, diciamo così, le azioni che pur di sviluppo magari di una regione, che non si sacrifichino, insomma, che non si vada avanti con la cambiale mefistofelica, la cambiale in pratica che fa debiti per poi dare sulle future generazioni di abruzzesi una serie di grosse difficoltà. Quindi, insomma, è un momento difficile, forse il più difficile della storia dell'Abruzzo, ma per questo la classe dirigente si deve sentire più responsabilizzata e soprattutto anche orgogliosa, fiera di poter affrontare questo momento e di poter essere messa alla prova, perché vede, ci vogliono tante motivazioni anche nell'azione. Le motivazioni quando le cose sono difficili, è chiaro che molto dipende da quella che può essere in grado di fare la classe dirigente. Comunque l'Abruzzo sono 40 anni, percorso storico importante, una grande crescita negli anni, diciamo così, in questi 40 anni, era una regione molto arretrata, una regione con un sistema, diciamo così, sia economico che universitario, quindi di istruzione molto basso, e ha fatto passi da gigante, questo non dobbiamo dimenticarlo. L'unica cosa che dobbiamo correggere è il fatto dell'indebitamento, perché i passi da gigante che magari sono stati fatti potrebbero creare per le future generazioni di abruzzesi invece non passi da gigante ma passi da lumaca. Allora noi invece vogliamo cercare di riportare le prospettive di sviluppo.